Di Spazio Giovani, nuova catechesi del ciclo dedicato al dono della Divina Volontà. E in questa catechesi vorrei finalmente affrontare un argomento che tante volte avevo accennato e che a mio avviso è assolutamente fondante, importante, molto importante. Intitolando questa catechesi in questo modo, ecco, cosa non è la divina volontà. Ecco, abbiamo fatto un ciclo di catechesi, questa è la 45esima puntata, abbastanza ampio, ampio, ancora non è terminato. Avremo ancora qualche altra cosa da dire, quindi spero che sia abbastanza chiaro, almeno diciamo nelle coordinate fondamentali, che cos'è questo dono. È chiaro che evidentemente, come tutte le cose spirituali, la comprensione perfetta deriva dalla vita. E quindi soltanto chi inizia a vivere nella divina volontà farà poi, attraverso l'esperienza, un completamento delle, diciamo così, nozioni teoriche che noi abbiamo attraverso queste catechesi. Il problema è che sia in alcune applicazioni pratiche, sia anche da parte di qualche detrattore, sia da parte di chi ci ha capito poco, si sentono delle volte sollevare, attenzione anche sia da parte di chi ha completamente travisato alcuni passaggi, poi lo vedremo in questa puntata, io non leggerò gli scritti, farò un pochino una sintesi, che presuppone chiaramente anche molti testi che non c'è possibilità di andare tutti quanti a vedere, no? Quindi attraverso tutte queste cose c'è il serio pericolo di travisare il dono di Dio. Come diceva San Luigi Maria Monforte, il diavolo non va a stuzzicare le cose che non gli danno nessun fastidio. Il diavolo, quando vede qualcosa che è pericolosa per lui, fa il pazzo e cerca in tutti i modi possibili di distruggere o di vanificare quella cosa. Il suo intento è molto molto chiaro, no? Se per esempio al diavolo riesce, vedremo alcune cose, di far passare alcune applicazioni fuorvianti di alcune espressioni o scritti che si trovano in giro, è evidentissimo, lo farei anch'io se fossi un uomo di chiesa, che immediatamente da parte della Chiesa sorgerebbe una situazione di allarme. Non possiamo autorizzare cose di questo genere, no? E da questo non possiamo mai stare al sicuro, ecco, niente. Ecco, anche tutta quanta la delicata tematica delle apparizioni mariane, eccetera, eccetera, no? Può verificarsi, io l'ho tante volte durante le mie conferenze, può verificarsi che tu stai dinanzi ad un'apparizione mariana autentica. Dopo però ci si mette di mezzo il diavolo a cercare o di fare un po' di confusione oppure di distruggerla del tutto. E qui bisogna stare attenti perché nessuno di noi è esente da questo, nessuno. Come nessun essere umano. Per questo che non si fanno i processi di canonizzazione ai viventi, non si fa né l'idolatria alle persone viventi, né processi di canonizzazione prima che uno è morto. Cioè, santo non bisogna dirlo di nessuno fino a quando sta su questa terra, perché siamo tutti in cammino e tutti ci proviamo, tendiamo alla santità, e questo dobbiamo concederlo a tutti che ci provino, ma esserlo è un'altra cosa. Perché tutti quanti noi possiamo essere tentati fino alla fine. E chi è che il demonio tenta più degli altri? Questo è un altro principio della vita. Le persone che potenzialmente possono fargli più danni degli altri. D'accordo? Quindi questo non c'è assolutamente dubbio che sia così. Conseguentemente occorre stare molto attenti. E quindi bisogna mettere le mani avanti con una bella catechesi dicendo: attenzione. La divina volontà non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è. Io ne ho individuate, ma è una semplificazione, perché sicuramente nel tempo ne verranno anche altre di possibili non è. Ne ho individuate 10.
di possibili visioni riduttive o deviate della divina volontà. Io le elencherei e poi brevemente le passiamo in rassegna. Spero di farcela con una puntata, al limite faremo un appendice nella puntata seguente. Allora, a me pare di poter affermare, sulla base di quello che ho imparato e di quello che ho capito e di quello che mi sembra di sapere, che la divina volontà non è, uno, una spiritualità tra le tante, due, una scorciatoia per la santità, tre, una soluzione magica, quattro, una sorta di spiritualità da elite, cinque, un qualcosa che pretenda in qualche modo di andare oltre la Chiesa, di scavalcare la Chiesa o peggio ancora contro la Chiesa o qualche autorità della Chiesa. Non è quietismo, poi vedremo che significa, non è gnosticismo, come recentemente si è parlato in un recentissimo documento della Congregazione della Dottrina della Fede, controfirmato da Papa Francesco, dove si ammonisce il popolo di Dio da guardarsi dalle moderne resipiscenze, le due antiche eresie che sono il quietismo e il pelagianesimo e che sono pericolosissime, pur essendo di matrice completamente opposta. Non legittima nessuna presa, quindi non è una esenzione dai mezzi di santificazione comune, tra parentesi, sacramenti e santissima umanità di Cristo, poi non è qualcosa di incomprensibile o impossibile da praticarsi o attuarsi, e non è vero, ecco, che è, l'ho virgolettato, niente di nuovo sotto il sole, quindi non è niente di nuovo, no, no, non lo, cioè, vedremo che è quando. Certamente è radicata al 100% nella Sacra Scrittura, nella tradizione, nel magistero della Chiesa, nella aurea dottrina di santi e dottori, però effettivamente illumina degli aspetti particolari del piano salvifico di Dio e della sua esecuzione che senza gli scritti di Luisa Vicarreta difficilmente sarebbero comprensibili. Tanto è vero che Gesù ha detto: pregi tutti i libri di santi, tutte le cose che vuoi leggere e trovami qualcosa che in questi termini così chiari ed espliciti abbia già detto quello che ti sto dicendo. Bene, fatto questa enumerazione, cominciamo a vedere punto per punto. Allora, innanzitutto la divina volontà non è una spiritualità fra le tante. Ma noi sappiamo che nella Chiesa ci sono tante spiritualità, tantissime, diverse, distinte l'uno dall'altro. Che cosa significa una spiritualità? O, per esempio, un tempo c'erano gli ordini religiosi, adesso ci sono i movimenti ecclesiali, d'accordo? Potremmo fare un piccolo. Una spiritualità è, diciamo così, un approccio alla fede e alla devozione che accentua, dentro chiaramente il patrimonio comune di tutta quanta la Santa Madre Chiesa, degli aspetti particolari. Tanto per far capire. La vita monastica accentua la dimensione della vita solitaria, della preghiera e del lavoro manuale come forme di perfetta santificazione, d'accordo? La vita francescana, per esempio, almeno nelle origini del francescanesimo, non era così. Accentuava tantissimo la povertà, il radicalismo evangelico e lo slancio missionario, la predicazione itinerante del Vangelo.
Tanto meglio, era un amico di San Francesco, aveva delle cose in comune, quindi accentava tanto perché era un altro ordine mendicante la dimensione della povertà, ma nella predicazione del Vangelo si faceva attenzione alla dottrina, quindi San Domenico voleva che i suoi predicatori fossero ben formati, ben istruiti. Invece San Francesco voleva che fossero santi, d'accordo? Non gli importava tanto l'istruzione, lui voleva i famosi frati ignoranti. Tant'è vero che quando arrivò Sant'Antonio, ecco che tanto ignorante non era, insomma, no? E qualcun altro pare che abbia avuto qualche problemino. Possiamo andare avanti oggi, per esempio, non lo so, i rinnovamenti, io non conosco molto bene tanti movimenti ecclesiali, quindi non potrei dire delle sciocchezze, no? Ecco, però che ne so. Il rinnovamento dello Spirito Santo credo che accentui, da quello che ho capito, l'importanza, diciamo così, di riscoprire l'azione santificante anche nelle forme dei carismi straordinari dello Spirito Santo. Per esempio, i neocatecumenali stanno molto impegnati nell'evangelizzazione e a tutto spiano, la nuova evangelizzazione. L'Azione Cattolica, che è un'associazione un pochino più antica, e punta alla santificazione delle realtà comuni e all'aiuto esplicito alla gerarchia, d'accordo? L'Opus Dei punta alla santificazione del lavoro, per dire, no? Cioè, potremmo fare una catechesi intera, insomma, no? Comunque, ognuno, ce ne sono tantissimi e hanno tutte quanto il diritto di benvenuto. Una volta che la Chiesa ti ha riconosciuto e ti ha anche giuridicamente, canonicamente dato una configurazione, un conto è una congregazione, un conto è un ordine religioso, un conto è un'associazione, un conto è una prelatura personale, come per esempio è l'Opus Dei. Ci sono tante forme, nessun problema. Allora, qual è la regola di tutti quanti questi movimenti? Ecco, l'ha detto anche Papa Francesco recentemente, se chi l'ha sentito ai discorsi ai neocatecumenali. Il discorso è molto semplice. Tu devi avere la consapevolezza che sei una parte del tutto e che non puoi imporre il tuo modo di essere e di pensare a nessuno. Perché ci sono altre forme legittime di espressione di vita nella Chiesa e di spiritualità e non ti devi pensare che tu sei il numero uno e quello che ha capito tutto e gli altri tutti quanti stupidi. Io parlo in maniera un po' più spicciola di Papa Francesco, insomma, però il concetto è questo, d'accordo? Ecco. Perché? Ma è così, d'accordo? Perché tu sei, come dire, un'accentuazione. Nella vita della Chiesa non c'è soltanto i carismi dello Spirito Santo, non c'è solo la povertà, non c'è solo la predicazione del Vangelo, non c'è solo la preghiera, capito? È qualche cosa. Ecco, quando Gesù dice nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, ecco, la bellezza, cioè la Chiesa ha questa varietà che converge nell'unità, ha questa pluriformità. Perché unità non vuol dire uniformità, cioè che tutti sono, come dire, fatti in serie come i prodotti delle fabbriche, no? Tutti uguali, scatolati nello stesso regime. Questa non è la vita della Chiesa. Ecco, lo spirito c'ha grande fantasia, d'accordo? E anche le esigenze delle persone sono differenti. Ora, non è che la divina volontà arriva come una nuova spiritualità. Adesso facciamo. Allora, prima c'erano i cenacoli, i gruppi di preghiera di Padre Pio, per esempio. D'accordo, Padre Pio voleva sti gruppi di preghiera che fanno io, fa, che fanno, non lo so che fanno, fanno il rosario, non lo so, oppure l'apostolato della preghiera, quello che si ispira al Sacro Cuore, d'accordo? Quindi loro fanno, non lo so, la preghiera del primo venerdì del mese, la coroncina al Sacro Cuore, le intenzioni del Papa, l'apostolato della preghiera, eccetera, eccetera, no? E adesso facciamo i cenacoli della Divina Volontà, quindi andiamo a fare un altro ancora, che ce n'è stato già montagna, un'altra realtà ecclesiale. D'accordo, altro movimento o simil movimento per la divina volontà. Io non sono, attenzione, non sto dicendo che non si debbano fare i cenacoli della divina volontà, capiamo bene, d'accordo? Però la divina volontà non è una spiritualità, perché la divina volontà è la vita di Gesù Cristo e della Madonna, d'accordo? Vivere nella divina volontà significa fare nient'altro che la vita stessa di Dio. E la vita nella divina volontà è fattibile da tutti, non solo fattibile, magari che tutti la facessero. La vita nella divina volontà lo può fare il monaco certosino, la monaca di clausura, il benedettino, il francescano, il domenicano, chiunque, d'accordo?
il neocatecumenale, il rinnovamento nello spirito, il membro dell'azione cattolica, il gruppo di preghiera, chi te pare? D'accordo? Perché fare la divina volontà e imparare a essere, a vivere nella divina volontà, potenzialmente riguarda tutti. Non solo che potenzialmente riguarda tutti, d'accordo? Ora sto dicendo, può anche, d'accordo, prescindere, d'accordo? Cioè, è qualcosa di più grande, cioè mentre una spiritualità, un carisma, è qualcosa di particolare, quindi molto specifico, qui tu spazi nel cuore stesso di Dio, vai oltre sicuramente, d'accordo? Non vai ad altro, ma vai sicuramente oltre. D'accordo? Per cui può succedere che, e siccome questo è un fatto, attenzione, i cenacoli della divina volontà sono importantissimi, ma la vita nella divina volontà è un'operazione che riguarda, a mio modestissimo avviso, qui io chiedo anche agli grandi esperti e a quelli che sono più grandi di me in questo mondo che ascoltassero questa catechesi, che so che qualcuno l'ascolta, che mi fanno una telefonata e mi dicono: Don Leonardo, ti sei sbagliato su questa cosa. Perché a me, da quello che mi pare chiarissimamente di capire, che questa vita è personalissima. Capite? È personalissima perché coinvolge la singola persona, capite? La singola persona è lei che deve imparare a fare discernimento sulla divina volontà, che deve fare personalmente gli atti, che deve ristrutturare il suo modo di pregare, che di fatto vive una vita dalla mattina alla sera che è costantemente, come sappiamo, immersa come un pesce dentro un'acqua nella divina volontà e deve imparare ad andarla a prendere e a cogliere dappertutto. Quindi questa non è una cosa che passa per un gruppo o per una mediazione, questa è una cosa personalissima. Ecco perché non è una nuova spiritualità, cioè non è, cioè Gesù non ha rivelato queste cose per, capite il senso, per andare a fare un nuovo gruppo ecclesiale. Mettiamoci anche i cenacoli della divina volontà, così mettiamo gli striscioni, cenacoli della divina volontà, gruppi della divina volontà e parà parà. Non è così, anche se sicuramente fa bene, ma con questo spirito che le persone che vivono questo, preghino insieme, si riuniscano insieme, facciano qualche ritiro insieme, chiamino qualche sacerdote esperto a fare qualche lezione, ma che catechesi di una volontà, questo è tutto fatto benissimo, d'accordo? Perché certamente, come dire, un qualche cosa di specifico, di particolare, che ha bisogno di essere ben compreso, digerito, vissuto, e quindi certamente può anche essere positiva una certa condivisione, d'accordo? Anche se su questo bisogna fare molta molta attenzione perché ecco, come diceva San Paolo, pochi si facciano maestri, tutti facciamoci discepoli. Ecco, perché qui, ecco, prima di aprire bocca su questa materia così divina, ecco, bisogna ponderare bene, ecco. Beh, allora, secondo non è una scorciatoia per la santità. Cioè, le persone cosiddette entusiaste, no? Si leggono un po' di scritti, capiscono, dice, faccio l'atto preventivo, inizio a pregare le opere della passione, le opere, scusate, le ore della passione. Cioè, io ho notato, per esempio, perché pochi conosco, che a volte capita, non so sentire, gli scritti di Luisa Vicarretta, li conosco benissimo, li conosco, li faccio, ogni tanto faccio le ore della passione e basta. Cioè, oppure uno impara, fa l'atto preventivo, ogni quando si ricorda, fa un atto attuale, viene divina volontà nel. Fine. Cioè, la divina volontà è tutto qui, è tutto qui. Cioè, senza, come dire, prendere atto che la vita nella divina volontà non è
come dire, gettare nel dimenticatoio Antico Nuovo Testamento e 2000 anni di storia della Chiesa. No, 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 ma è prendere tutto e sublimarlo in una forma eccellente. Non, perché se è vero, è verissimo che c'è una differenza sostanziale tra la santità nella divina volontà e la santità comune. L'abbiamo visto nelle catechesi, no? Adesso qui abbiamo 44 catechesi alle spalle, insomma, per capire questi stessi concetti, no? Quindi io vado con una certa scioltezza rievocando alcune cose, no? Se abbiamo visto che la santità comune implica una volontà umana, che, e già questo è lodevolissimo, conosciuta una diversa volontà divina che non è confliggente con la sua, si sforza, fatica di tenerne il passo. Quindi lavorando tantissimo e faticando tantissimo e portando dei frutti un pochino limitati. Mentre la vita nella divina volontà consiste nel fare nostra la divina volontà e fondere la nostra volontà con esse, in modo tale che di volontà non ce ne stanno due, ma ne diventa una sola. E in modo tale che tutto quanto diventa assolutamente, non soltanto più facile, ma completamente divino. Con tutti gli annessi e connessi, qui si può spiegare qualcosa, ma l'esperienza è, a mio avviso, maggiore maestra di vita. E lo si vede in alcuni ambiti, per esempio, noi sappiamo, no? L'abbiamo letto negli scritti. Se una persona vive nella divina volontà, non è che sputa sangue per combattere e vincere le passioni, ma sente che le passioni cominciano a indebolirsi, d'accordo? Fino a scomparire, perché le passioni, quando uno è fuso con la divina volontà, non hanno più nessun potere di trascinarci verso il basso. Come non l'avevano nei nostri progenitori, è stato di natura integra. Capite? Quindi. Però, voi capite, non è una scorciatoia, perché comunque sia, che tu hai raggiunto l'obiettivo dopo una vita di sputamenti di sangue, come il santo curato d'Ars, che raccontava che non si arrabbiava mai, ma c'aveva in tasca il suo fazzolettino e se lo stringeva come che, perché gli faceva esplodere, era anche un temperamento collerico, quindi gli facevano perdere le staffe e gli veniva da magnasse io che stava davanti, ma per amore di Gesù si dominava e superava questa tentazione. Il santo che vive nella divina volontà e che, nonostante che si stiano a mangiare vivo, come dire, è capace di rimanere sereno e prova semplicemente compassione per quello che se lo sta mangiando vivo. Quindi non sentendo tutta quanta questa voglia di reagire che deve dominarla con non so quale sforzo ascetico, comunque sia, il risultato è che mite era il santo curato d'Ars, mite e umile è quello che viene a dire la volontà, uguale, d'accordo? Quindi, e se arrivare a dominare le proprie passioni con gli sforzi ascetici richiede una grande fatica, entrare nella divina volontà richiede una certa fatica, perché c'è il famoso impegno dell'attenzione, c'è un lavoro continuo, c'è l'anima, cioè l'anima che vive nella divina volontà, è un ciclone, cioè, è brutto il termine ciclone perché sembra che sia un qualche cosa di, come dire, di tempestoso, ma è in un lavorio ininterrotto, cioè qui basta sempre guardare l'anima della Divina Maria, della Madonna. La Madonna era in continue operazioni, ininterrotte fino al punto di non fare neanche un atto di volontà sua. D'accordo? Quindi, altro che scorciatoia, cioè la persona che desidera entrare nella divina volontà, come dire, i famosi esercizi ascetici che si facevano un tempo, l'esercizio della presenza di Dio, la gerecontra, tutte queste cose qui, che a mio avviso non fa male conoscere, perché e magari fa anche molto bene averli un pochettino praticati, cioè io penso, ovviamente qui c'è un discorso, come dire, aprioristico, oserei definirlo, cioè la divina volontà è chiaramente itinerario, vita, che sceglie chi desidera diventare santo, cioè questo non si, cioè non stiamo prescindendo da questo, no? D'accordo? Non stiamo prescindendo da questo.
Perché se si prescinde da questo andiamo altrove, d'accordo? Quindi non è una scorciatoia per la santità, cioè che mi metto, cioè prima c'erano i grandi sforzi ascetici, mo faccio quattro atti attuali e io ho detto tante volte che ho visto con gli occhi miei, conosciuto e so, ecco, che non sono sciocco, di tante persone e tante anime, in perfetta buona fede, ma che soffrono di quel particolare male che è l'illusione spirituale e che ci sono perfettamente caduti, cioè ostentano a volte anche atti di unione con la divina volontà e grossolanamente fanno dei peccati grossi, pubblici, d'accordo? Quindi visibili esternamente, grossi quanto una casa. Probabilmente non se ne accorgono, ma non è possibile che tu stai vivendo nella divina volontà senza avere una minima percezione di un comportamento assolutamente sgradito a Dio e grossolano, d'accordo? Vuol dire che stai cadendo nella pia illusione. Un altro non è una soluzione magica, questo è il terzo non è. Chi segue in qualche modo, se gli interessa, insomma, perché se ne può fare tranquillamente a meno e la vita va avanti lo stesso, forse meglio di prima. Chi segue, dicevo, la mia predicazione avrà notato che io molte volte ho, come dire, ammonito, mi viene ammonito, ma vabbè, diciamo ammonito dal pericolo oggi frequentissimo di una visione magica del cristianesimo, cioè gli uomini cercano le soluzioni ai problemi fuori di sé e istantanei. L'esempio classico che faccio sempre è di chi sta vivendo una vita disordinata, lontana dalla chiesa, dai sacramenti, eccetera, eccetera, e poi vede un video di Don Leonardo. Va sul sito, prende il numero pubblico, chiede un colloquio, dice padre, mi fa una bella benedizione perché a me non me ne ha una dritta, d'accordo? E dopo dice sì, figlio, mi la faccia la benedizione, dico, però mi raccomando, preghiera, lavoro, rosario, chiaramente la persona che non è che gli puoi dire leggi gli scritti di Luisa, comincia a camminare come cammina nella chiesa e con la chiesa secondo le forme comuni che sono più che sufficienti per ottenere la salvezza dell'anima. E non vuole. Allora dico, guarda, io te la faccio la benedizione, ma non pensare che con questa benedizione ti si risolvono i problemi. D'accordo? Oppure chi ha la fissa di andare a cercare il padre spirituale, perché vuole praticamente scaricargli sopra tutta la responsabilità delle scelte personali che deve fare lui, coscienza davanti a Dio, oppure trovare una stampella per la propria esistenza, o una valvola di sfogo per i propri problemi, o a volte un canale. Qui si va sul più pericoloso, di convergenza o di affluenza di un'affettività ferita, o peggio ancora, nei casi più estremi, altro. Ecco, ma di questo non ne vogliamo neanche parlare. Ora, la Divina Volontà non è una soluzione magica, anche perché non è che si entra nella Divina Volontà dall'oggi al domani, questo penso che sia chiaro da queste catechesi, no? Cioè, la Divina Volontà è un cammino, a mio modestissimo avviso, oggi comincia e finisce in paradiso, d'accordo? Nessuno di noi può sapere se ha raggiunto, cioè, se ha raggiunto l'unione con la divina volontà, la fusione con la divina volontà. Noi, una volta che abbiamo attinto le coordinate fondamentali, queste catechesi sono proprio questo fine, si comincia a lavorare, a muoversi, ad abitare, quindi a frequentare questo mondo, no? Gesù dice negli scritti a passeggiare per questa casa, senza stare sempre a affacciarsi alla finestra o uscire dalla porta o farsi le passeggiate. È una bella casa alla grande, degna del più grosso riccone Rockefeller del pianeta Terra. State qua dentro e gira, 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 circola, guarda, visita tutte le stanze, muovete, d'accordo? Ecco, quindi non è trick, ho riconosciuto la boom, dall'oggi al domani divento santo. No. E anche qui il tasso, come dire, dice quanto tempo ci vuole, quanto tempo ci vuole, un po' quanto Dio dispone, un po' anche quanto la persona ci crede e si impegna, d'accordo? Perché se non ci crede non ti impegni. Ricordate quel bellissimo scritto, Dio non vuole se non persone libere vicino a sé,
Addirittura in paradiso non entrano se non persone libere. Gli schiavi in paradiso non ci vanno. Ecco, le persone che fanno le cose per forza. Per forza, davanti a Dio, non esiste, d'accordo? Esiste volentieri, cioè con buona volontà, quello sì. E volentieri perché ho capito, ho interiorizzato una cosa, l'ho scelta e l'ho fatta mia. Ok? Quindi, niente soluzioni magiche, d'accordo? Quindi non è che è la panacea, è per certi aspetti la panacea, d'accordo? L'ho detto. Sembra una sorta di vaso di Pandora perché dentro questo mondo c'è davvero la felicità. C'è davvero la soluzione, lo scioglimento di tutti quanti i nodi e tutti quanti i gangli, anche più intricati della nostra esistenza, per chi ci entra sul serio. Io non ne ho nessunissimo dubbio, ma non tramite magia, né tantomeno tramite processi, come dire, spersonalizzati, d'accordo, o automatici. Noi abbiamo sempre la tentazione della ricetta. No. Per esempio, i giri. Ecco perché adesso poi arriviamo, no? Quello che stavo dicendo prima, la personalizzazione, cioè i giri. Noi abbiamo capito più o meno come si fanno i giri, ma voi capite che fare un giro è una cosa personalissima, cioè i giri che faccio io nel segreto, può darsi che il nostro Signore non li ha mai sentiti da parte di nessuno. Capito? Come giri tu, per esempio, nella Santissima Umanità di Cristo, che fai? Io non ve lo dico, faccio io, ovviamente, d'accordo? O nella vita della Madonna, o nell'umanità della Madonna. Come giri nella creazione? Guardate che se uno potesse tutta la vita, non ce la farebbe a girare per tutta la creazione, d'accordo? Cioè, come giri nel Fiat Santificante, come ti interfacci con le altre persone, come metti in giro i tuoi ti amo, come? Cioè, è bellissimo questo mondo perché c'è anche una creatività personale. Tu ti stai a pensare che Gesù sta aspettando i tuoi atti, che è chiaro che hanno un minimo comune denominatore, no? D'accordo? Cioè, nel predicaggio della Divina Volontà facciamo un esempio pubblico perché non voglio parlare delle cose che faccio io, no? Quando per esempio si legge che l'anima segue Gesù nella sua vita pubblica, dice: metto il mio ti amo in ogni parola che ti esce dalla bocca mentre stai predicando il Vangelo, e metto il mio ti amo, nei miracoli che hai fatto, eccetera, eccetera, no? Queste sono cose belle, standardizzate. Ma cosa serve per il pellegrinaggio nella Divina Volontà? Serve a farti capire di cosa si tratta, d'accordo? Cioè, cosa vuol dire mettere il ti amo, d'accordo, in un'operazione che sta facendo Gesù? Che è una cosa che è una delle cose più sante in assoluto che si possa fare. Hai capito? Hai visto un pochino il meccanismo, il come si fa? Lo capisci che questa è una cosa che tu fai fondendoti col divin volere, scorrendo nel divin volere, e che quando scorre nel divin volere dice Gesù: io metto il mio ti amo in ogni parola che hai pronunciato per predicare il Vangelo. Non è uno scherzo questo qui, perché questo fatto qui per il fatto che la Divina Volontà abbraccia il tempo ed è fuori del tempo e tutto in lui presente come atto unico, significa che mentre Gesù 2000 anni fa stava predicando il Vangelo, con questo atto che tu stai facendo adesso 2000 anni dopo, lui, mentre allora predicava, sente il ti amo tuo detto 2000 anni dopo. Se è detto in questo modo, ecco perché la Divina Volontà è altro, se è detto in questo modo. Non so se. Ecco. Quindi chiaramente non è una soluzione magica perché tutte queste operazioni, che sono tutte operazioni interiori, vanno praticate. Ora, non è una spiritualità, punto quarto, da elite. Qui attenzione qui, che già ho visto qualche cosina. Cioè, qui non vengono creati, come dire, i Superman, i super santi che dall'alto al basso guardano e snobbano il prossimo, ma io sto una Divina Volontà, insomma, assolutamente, d'accordo? Perché la Divina Volontà sulla Terra è stata vissuta perfettamente da
tre sono, che sappiamo che l'hanno vissuta perfettamente, che sono Gesù Cristo, la Divina Maria e Luisa. Queste tre persone, se ci avevano qualcosa, era di veramente caratterizzante una umiltà a prova di bomba. Cioè Gesù Cristo è l'unico umile per antonomasio, seguito immediatamente dalla Madonna e da quella poveretta di Luisa Piccarreta, che lei stessa diceva che umanamente parlando, ho detto tante volte, insomma, io solo a vedergli la fotografia, la prima volta che vedi gli iscritti, dico, ma questa chi è? Ho pensato. Quindi non autorizzo una spiritualità da elite, né, come dire, esteriorizzata, né tantomeno interiore. E tra l'altro non dovrebbe fomentare nessun tipo di superbia connesso al discorso elitario. Perché? E questo spero che tutti l'abbiamo capito. Perché la vita nella divina volontà è, attenzione, tutta interiore. Tutta interiore. Ecco perché io ho detto, anche nella meditazione di questa mattina, cioè, attenzione, qui dentro questo mondo esce fuori quello che c'è nel cuore dell'uomo. Tu ci credi veramente che non esiste neanche un movimento incipiente del pensiero tuo che non sia perfettamente conosciuto dal Fiat Supremo, e giudicato tra l'altro? Ci credi o no? Cioè la vita nella divina volontà plasma completamente l'interiorità e ti mette in una relazione d'amore, di dialogo, che deve diventare ininterrotta con il Signore, che prosegue pure di notte, pure mentre dormi. Non c'è niente di esteriore, cioè la persona che vive nella divina volontà proprio desidera, così come era per la Madonna, proprio completamente scomparire. Gesù dice, tu vuoi vivere nella divina, devi fare in modo che al mondo ci siamo solo io e te, basta. Ma tua moglie c'è, ma in me. E mio figlio, tuo figlio c'è, ma in me, non accanto a me. Questa è una cosa bella, non è una cosa brutta, perché ci insegna a relazionarci in maniera corretta, bella e soprannaturale con tutti e con tutti. Cioè, in una relazionalità, cioè, per esempio, facciamo subito un esempio. Che significa che tua moglie, tu la vivi in Gesù? Vuol dire che tu l'apprezzi come dono, vuol dire che tu la vedi come un'anima, vuol dire che tu ti fai carico delle sue miserie, vuol dire che l'unico tuo pensiero è stare al suo servizio. Cosa dice Gesù? Tutto quello che volete che gli uomini facciano, voi fatelo anche voi a loro. E sicuramente sarà una cosa, cioè, fortunata la moglie che il marito la vive in Gesù e viceversa. Questo è bellissimo. Ma questo è tutto interiore, cioè, e uno scritto che ho letto in questi giorni, no? Uno scritto sulla Madonna, no? La Madonna è il capolavoro della Divina Volontà, ma la Madonna esteriormente pareva una donna come tutte le altre. Dice Gesù, l'unica cosa che traspariva era la virtù, ma manco sempre e quasi nessuno ci faceva caso, dice nello scritto. E ho fatto anche qualche esempio, no? Perché non ci fa caso? Cioè, se mia moglie, facciamo l'esempio di prima, mi sta levando la pelle, d'accordo? Io anziché di rispondergli malamente, d'accordo? La amo interiormente, d'accordo? Sto zitto e dico, Signore mio, metto il mio ti amo nel cuore e nella bocca di mia moglie, in questo momento non lo sa, ma sta prestando la bocca al demonio per stuzzicarmi, io non cedo alla provocazione, taccio, tanto metto sto ti amo. Mo se continua vado vicino e gli do un bacio. Tutto quanto a mente ha fatto questo qui. La moglie mica lo vede, non lo sa. L'unica cosa che vede è che te stai zitto. Però per loro pensare che te stai zitto perché non la stai sentendo proprio, che vuoi fare il superiore, no? Quindi che vuoi, dice, te calcolo proprio.
E invece tu in quel momento stai facendo un atto eroico, nella divina volontà, di pazienza e non solo di giusta reazione al male, perché il male si reagisce non fronteggiandolo con un altro male, ma ci metti un bel ti amo nel cuore, nelle labbra di tua moglie, invocando per lei il regno della divina volontà. Questo è il modo che abbiamo imparato in questo mondo per combattere il male. Questo non sono altri, d'accordo? Per chi ci crede, chiaramente. Ed è il modo con cui Gesù e Maria l'hanno combattuto. Adesso, al di fuori del famoso caso della purificazione del Tempio, che è uno su 33 anni, forse due, secondo alcuni Evangeli, e comunque compiuti con tante buone motivazioni da parte di nostro Signore, mi si dica quando mai Gesù ha scelto la violenza, la polemica, la risposta, l'imposizione come un modo per persuadere le persone o per trasmettere il Vangelo. Ancora di più, facciamo l'esempio della Madonna. Qualcuno me lo dice. Quindi vuol dire che se vuoi vivere nella divina volontà, questo è il modo con cui si fronteggia il male. Quindi non c'è la giustificazione, non è né una spiritualità da elite, quindi per pochi super santi che si sentano tali o che si atteggino da tale, perché non c'è niente da atteggiare. Nella vita della Divina Volontà proprio non c'è possibilità di esteriorizzare nulla, d'accordo? E quando è autentica ci fa veramente porre, cioè una persona che si rende conto, ma sprofonda nel proprio nulla e dice: ma signore mio, ma stiamo su scherzi a parte, oppure ma queste cose sono arrivate a me. Attenzione al quinto punto, e forse vedendo un po' il tempo, approfondiamo bene il quinto punto, perché il tempo scorre e non lo so se è il caso di arrivare fino alla fine. Vediamo quanto tempo ci prende il quinto punto. Il quinto punto è un punto molto importante. Facciamo attenzione, eh? La divina volontà non può, l'ho già accennato nel corso delle catechesi, ma è tempo, cioè in questo tempo plura non nocent, anzi repetita no iuvant de più. La divina volontà non può per nessun motivo, mai e in nessun caso, mai e in nessun caso, portare fuori della Chiesa o della sua dottrina. Un figlio della divina volontà, d'accordo, è più devoto alla Chiesa tra poco che a nostro Signore Gesù Cristo e alla Madonna. E insomma, uso una frase così forte volutamente. D'accordo? La Chiesa cattolica di cui noi siamo membri e che è assolutamente individuabile, d'accordo? Assolutamente. Voi sapete che Lutero diceva nelle sue cose, dice sì, certamente Gesù Cristo ha voluto fondare la Chiesa. E partendo dalla considerazione verissima, d'accordo, verissima, l'ho parlato recentemente del Catechismo degli Adulti, che purtroppo quelli che fanno parte della Chiesa visibile, cioè battezzati, sono figli del diavolo più di alcuni che stanno fuori della Chiesa visibile, ma che cercano di agire correttamente davanti a Dio. D'accordo? Quindi il fatto di appartenere alla Chiesa visibile non significa affatto che tu c'hai già passaporto per paradiso e che quindi fai parte veramente della sposa di Cristo. Questo è indubbio. Ma allora Lutero, ereticamente, ha fatto un passo successivo. Sentite, siccome io non lo posso sapere quali sono i santi e quali sono i dannati prima del tempo, attenzione, posso manco sapere se magari lui parlasse. E se i cardinali, i vescovi, il papa, che lui pensava essere fosse peggio di me, è il demonio, a concludere questa cosa qui. Nessuno sa dove la Chiesa si trova. Quindi la Chiesa visibile, quindi la struttura, l'istituzione, il papato, il sacerdozio, l'episcopato, li ha distrutti per questo motivo. Capite? Perché che ci sia un'istituzione che renda visibile nel mondo la Chiesa di Cristo non è possibile, perché molti che ne fanno parte andranno all'inferno, e questo è vero,
e molti che non ne fanno materialmente parte visibile potrebbero andare in paradiso. E questo è vero, lo afferma la Lumen Gentium, anche se va correttamente compreso. Ma non è così. Qui casca l'asino. D'accordo? Perché è volontà fermissima e assolutamente indubitabile di Gesù quella di voler fondare la Chiesa, e quella di volerla fondare su fondamenti ben visibili, che erano ai suoi tempi Pietro e il Collegio degli Apostoli. Punto. Quindi, dovunque ci sia il successore di Pietro e il Collegio degli Apostoli, nella storia si trova la Chiesa di Cristo. Ed è volontà fermissima di Cristo che in essa si viva e in essa ci si santifichi, stando al suo interno bene e senza muoversi per nessun motivo. Non so se sono stato io. Essendo questa volontà di Gesù Cristo inoppugnabile e indubitabile, io devo prendere assolutamente come proveniente dal demonio qualunque mezza, anche lontanissima e strana idea che mi porti fuori sede. E anche quelle che non mi ci portano direttamente, ma che mi ci portano in maniera remota, quindi cominciare a puntare il dito, a criticare, a giudicare, a sparlare, a polemizzare, a attaccare, un figlio della divina volontà se ne astiene. L'ho detto e lo ripeto, se ne astiene. Perché impara a portare qualunque situazione, anche problematica, nella divina volontà. E se fosse necessario parlare, lo si fa a tempo, modo e luogo opportuno. D'accordo? Facciamo come al solito un esempio. D'accordo? Un esempio terra terra. Allora, io dovessi vedere con certezza, fare da un sacerdote, attenzione, vederlo e con certezza, una cosa oggettivamente e certamente sbagliata, non di quelle che dipende da come le si interpretano. Vi faccio, facciamo un esempio che speriamo non succeda mai. Cioè, vado a una messa, sento le parole della consacrazione dove un prete le cambia, ma le cambia, cambia, d'accordo? Dice, qui c'è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Se dovesse dire qui c'è il mio corpo, questa formula è eretica, d'accordo? Non è che è... Allora, questo è un problema oggettivo e pubblico, tra l'altro. Cosa fa un figlio della divina volontà, a mio modestissimo avviso, dinanzi a questo problema oggettivo e pubblico? Allora, numero uno, mette un bel ti amo in quel cuore di quel sacerdote istantaneamente, d'accordo? Chiedendo la luce del Fiat Supremo perché il sacerdote possa avere l'intelletto e la mente illuminata. Uno. Numero due, troverà il modo, in base alla propria coscienza, e ci penserà davanti a Gesù, di fare qualche atto di riparazione per questa cosa. Numero due. Numero 3, dovrà fare un discernimento e valutare, perché questa è una cosa che bisogna fargliela arrivare, questa è una cosa che comunque si deve risolvere questo problema, perché c'è di mezzo una messa invalida se dovesse succedere questo qui. Cosa faccio? Ci sono due possibilità. La prima sarebbe la migliore, andare con molta umiltà e carità e dolcezza a provare a parlare con questo sacerdote, d'accordo? Perché può darsi che questo sacerdote faccia questa cosa per leggerezza, o magari, senza giudicare, ma non sono fare queste cose per leggerezza, l'ha fatta per leggerezza, o magari per cambiare un po', perché magari oggi sta sta moda che si fanno sempre le cose un po' singolari, d'accordo? E vabbè. Oppure può darsi che Dio non voglia che sia uno di quelli un pochino... oggettivamente, speriamo che non sappia quello che fa, un po' superbi, che si pensa che può cambiare le regole delle cose come ci pare. A me questo non interessa, d'accordo? Dopo aver di nuovo pregato, devo fargli arrivare
ma umilmente, cioè quello è un prete, cioè umilmente vuol dire che tu non vai a dire ah, oh, capisci niente, come ti permetti, hai cambiato la parola della consegna, è uno stile, d'accordo? E lo stile di un figlio della divina volontà, mi sta venendo in mente di farci una catechesi, d'accordo? Lo stile dei figli della divina volontà, qual è? È quello di Gesù, in due parole è quello di Gesù e di Maria. Ora, la Madonna, come andrebbe a dire una cosa di questo genere a un sacerdote? Che è comunque un sacerdote. Non è Pinco Panco, è un sacerdote. E non dico queste cose perché sono un sacerdote pure io. Perché un sacerdote punto e basta. Allora, glielo andrà a dire con estrema umiltà, anche se è una cosa grave. Che tra l'altro, anche quando qualcuno fa una cosa grave, questa è un'altra chicca della divina volontà. Una persona che fa una cosa grave, non te la puoi mettere sotto i piedi. O pubblicamente, mi viene una parola che non si può dire, o pubblicamente diffamarla, screditarla. Non si può. Perché è un essere umano, c'è cioè una sua dignità. Non è che siccome l'ha fatta grossa, qualcuno ti legittima, a meno che mai la divina volontà, a metterlo al pubblico ludibrio. Ma dove sta scritto questo qui? Ma se anche la legge civile, anche a una persona che ci abbia un procedimento penale in corso, ti dice che tu la devi rispettare, che poi non lo facciano oggi, che non lo fa quasi nessun altro discorso, ma dice che tu la devi rispettare e c'è la presunzione di non colpevolezza fino a quando non c'è una sentenza passata in giudicato, cioè primo, secondo e terzo grado. Non è che tu, siccome uno è indagato, lo vai a distruggere pubblicamente. Non è una cosa fatta bene questa qui. Non è certamente una cosa fatta nella divina volontà. Non lo è. Allora, facciamo finta che ci abbiamo parlato con il sacerdote in questo modo. Se il sacerdote ti ascolta, benissimo, fai un bel Magnificat, un bel Te Deum, un divin volere e continui a pregare per lui. Se non ti ha ascoltato, come dice Gesù nel Vangelo, perché ci si regola secondo la divina volontà, vai e rimproveralo tra te e lui. Se non prendi due testimoni, è una cosa un pochino difficile con un prete, in quel caso bisogna andare dall'autorità competente a porci rimedio, cioè dal vescovo o dal vicario generale, sempre con molta umiltà. Ricordando che una cosa di questo genere è una ferita che ci coinvolge tutti quanti, cioè nella Chiesa noi viviamo come un corpo unico, cioè il peccato che fa una persona, fosse anche un ministro, io ne soffro come se l'avessi fatto io. Guardate l'esempio che sta dando, e io mi dispiace, io lo dico questo qui, perché bisogna dire, l'esempio che sta dando Papa Francesco, che una volta a settimana riceve le vittime dei soprusi di atti sessuali gravissimi da parte dei ministri di Dio. È una cosa bella, è una cosa importante questa qui. Capito? Perché lui da capo della Chiesa pure di ma con questa gentaccia, ma che c'entro io? Ma queste cose schifose. Però quel poveraccio è comunque rimasto male, ma chi gliela dice una parola di conforto? Se non altro tu c'è il Papa che ti accoglie, dice figlio mio, queste cose non dovrebbero succedere. Io ti posso dare la carezza, ti chiedo scusa a nome suo. Ti posso dire, la Chiesa non è fatta così, cerca di perdonare, io sono il primo insomma che ti sto vicino, prego per te e con te, questo gli dirà il Papa, presumo, conoscendo anche che tipo di stile. Ma questa è una cosa grossa questa qui, eh. Cioè capite? Cioè il peccato del prossimo, anche quando è oggetti, questa è una cosa gravissima, e Papa Francesco ha inasprito grandemente la procedura e le pene per chi si macchia di queste cose, con tutto che è tanto buono, ma quando stanno le cose serie da fare le fa, non è che non le fa. Però, in ogni caso, io non posso, cioè, capito? E vi assicuro che anche in questi casi, anche un criminale di quel genere ha comunque una dignità da rispettare. Evidentemente, lo dimetti dallo stato clericale, non sarà più prete e non sarà più niente a che fare con questa Chiesa cattolica, d'accordo? Ma non lo puoi umiliare e mettere alla pubblica gogna. I processi canonici, questo sono sempre riservatissimi. Ma non perché? Perché? Perché c'è comunque la dignità anche di uno scellerato che fosse colpevole, che avesse fatto la doppia vita. Poi il giudizio ultimo lo farà nostro Signore, cioè sarà nostro Signore al giudizio universale che metterà a pubblica berlina tutti i peccatacci di chi non ha fatto penitenza, non si è pentito. Lasciamo che ci pensi voi.
Noi certamente se dobbiamo intervenire, correggere, prevenire e nel caso punire, chi deve farlo però, che sono le autorità preposte, lo faccia. E lo mettiamo in condizione di fare. Allora io in questo ipotetico esempio vado, chiedo udienza al vicario, al vescovo, spiego la situazione, d'accordo? E dopodiché spetta la coscienza del vicario e del vescovo prendere quel sacerdote, ammonirlo, parlarlo e se non si corregge, rimuoverlo dall'ufficio e far partire tutta quanta la serie di esenzioni canoniche necessarie in un caso di questo genere. E basta! Non vado poi in giro tutto quanto circondare a dire prete X ha cambiato. No! E meno che mai in base a questo dico, ah, guarda che schifo la Chiesa Cattolica, io me ne vado. No. No. Tutte queste cose non sono che capite, cioè noi dobbiamo imparare a decodificare la divina volontà in queste cose, terra terra. Se no voglio di divina volontà, divina volontà, divina volontà, io prendo e mi metto a parlare in pubblico male ad un prete. Io. E poi dico, viene divina volontà nel mio dormire, così, con la coscienza tranquilla. Oh. Non parliamo di quando si va sopra il prete. Si va più alto nella gerarchia, non parliamo quando si va molto in alto. Cioè, un figlio della divina volontà può fare una cosa del genere? Può fare una cosa del genere? No. No. E se lo fa, non è figlio della divina, non si presenti come tale, non si metta dietro lo striscione col gruppo della divina volontà. Non lo faccia proprio. Capito? Non lo sei. Non lo sei. Non lo sei. Cioè, noi abbiamo uno stile, che è quello di Gesù e di Maria, soprannaturale verso tutti. Figuriamoci verso i nostri fratelli e sorelle fedeli, o padri, preti, vescovi, o papa. Figuriamoci che stile che ci abbiamo. La retta comprensione della dottrina della divina volontà porterà sicuramente molta distensione, molto più ordine anche nei rapporti intraecclesiali. Io sento, insomma, parlare di me con fratelli, mi cosa raccontare, cioè, negli ambienti, ogni tanto cioè, c'è qualcuno che piace, se impazzisce, chiede udienza dal vescovo, gliene spara in faccia al vescovo di tutti i colori, mortificandolo, cioè, a lei che senza capisce niente, perché qua è andato. Io dico, ma questo chi è? Ma dico, ma stiamo scherzando? Un vescovo è nella diocesi il rappresentante di Gesù Cristo. Capito? Gesù Cristo, se uno legge alcuni, quando incontrava i farisei indegni, faceva l'inchino, faceva, e non si rivolgeva a loro chiamandoli invece, ah, fariseo, ma che stai a fare? Ma quando mai? Dove si sono viste queste cose? Oggi con la scusa che dobbiamo difendere chissà che o chissà che cosa e con purtroppo la constatazione oggettiva che delle volte delle cose che non funzionano, anche brutte, ci stanno, non è che non ci stanno. Ma io non posso usare mezzi cattivi per addrizzare una situazione non buona, non si può. Né tantomeno andare a pensare questa è volontà di Dio, è volontà di Dio. È volontà di Dio che tu ti metti contro il vescovo. Che tu ti metti contro il parroco, frontalmente contro. È volontà di Dio che ti metti contro il Papa. Ma stiamo scherzando, stiamo. Ma stiamo veramente andando a manicomio. Attenzione, cioè la divina volontà c'ha comunque delle coordinate oggettive. La Chiesa l'ha fatta Gesù Cristo. La Chiesa va avanti da 2000 anni. Tutti i santi hanno dato esempio eroico, d'accordo? Anche dinanzi a ingiustizie palesissime. Fatte da uomini di chiesa, a volte sulla base anche di qualche malafede, ma non ci sono, non c'è manco sono passato per l'anticamera del cervello, non solo di non obbedire, ma di mancare minimamente di rispetto verso i loro, tra virgolette, carnefici. D'accordo? D'accordo? E questi hanno vissuto nella santità ordinaria, figuriamoci chi vuole vivere nella santità strepitosa fuori del comune che ti fa vivere la vita divina sulla terra. Ma stiamo scherzando.
Quindi questo ovviamente sia chiarito, perché questo che ho detto, cioè più devoti alla Chiesa di Gesù Cristo e della Madonna, perché? Fuori delle metafore, perché Gesù Cristo e la Madonna tu non la vedi, ah, la Chiesa la vedi molto bene, io il mio vescovo lo conosco molto bene, il Papa che è stato nella Chiesa lo conosco molto bene, i miei confratelli di presbitero li conosco molto bene, d'accordo? Gli altri vescovi li conosco, cioè lo so come è fatta la Chiesa di oggi, d'accordo? E so per certo che Gesù questa chiesa ci dona oggi, in questa chiesa vuole che viviamo, vuole che serviamo, vuole che amiamo, vuole che ci soffriamo insieme, vuole che ci facciamo carico dei peccati degli altri e se dobbiamo operare e correggere qualcosa, farlo con lo stile di uomini divini, ispirato a Gesù e a Maria. E basta. Io, miei pareri personalissimi, discutibilissimi. Discutibilissimi però sulla base di argomenti, non sulla base di no, secondo me non è così o delle eccezioni che confermano le regole. Non ci sono eccezioni a queste regole, non ci sono mai state. D'accordo? Se qualcuno ha degli argomenti, come dire, convincenti, benissimo. Senza questi argomenti non ci si facciano più illusioni perché non si vive nella divina volontà se non dentro, non si vive perfettamente nella divina volontà. Se non dentro la Chiesa, nell'amore alla Chiesa, nella devozione alla Chiesa, nel rispetto della Chiesa, delle autorità della Chiesa, del magistero della Chiesa, della dottrina della Chiesa e di tutto ciò che di santo Gesù ci ha consegnato in Chiesa. Tutto questo è la mia benedizione, con l'appuntamento alla prossima settimana, per chi lo desidera. Riprenderemo dal punto sesto. Ave Maria.